EA Sports. It's in the game. Io credo che nel calcio non ci sia tanto tempo, quindi bisogna cercare in fretta di assimilare, di migliorare, di imparare quelli che sono i miei pensieri. Poi, ripeto, devo parlare con la squadra per capire loro cosa pensano e tante cose. Dobbiamo lavorare in fretta e dobbiamo vincere in fretta, quindi non è che ci diamo una scadenza, un giorno, due giorni. Già da oggi dobbiamo iniziare a lavorare e avere la testa... avere la testa su quello che è il nostro lavoro e farlo bene, molto bene. Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla per raccontarvi il match di oggi con il prezioso contributo di Stefano Nava al mio fianco. Troppo buono, Pier. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Il match di oggi è tra Fiorentina e Genoa. Tifosi e giocatori del Napoli speravano ovviamente in una stagione diversa, pare che dovranno rimandare i propri sogni di gloria al prossimo anno, la classifica attuale non lascia spazio all'ottimismo, squadra poco efficace e concreta rispetto al passato. Prima parte di campionato la loro, sicuramente al di sotto delle attese, partivano con i favori del pronostico per la conquista del titolo, impressione che dovranno accontentarsi di molto meno di questo passo. La Fiorentina, squadra decisa a ottenere i tre punti dopo il mezzo passo falso in trasferta contro il Napoli. Si sono dovuti accontentare di un pareggio per 1-1, nonostante avessero meritato di vincere. Probabile che ci riescano oggi. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolata la punta centrale là davanti. Ecco le scelte dell'allenatore del Genoa. È un 3-4-3 marcatamente offensivo il modulo scelto oggi. Se dovessimo basarci su freddi numeri, dovrebbe venirne fuori una sfida con tanti gol. È quello che ci auguriamo e che si augurano sicuramente gli spettatori allo stadio e a casa. Grazie alla vittoria per 2-1 sulla Roma il 26 ottobre del 2011, il Genoa ha superato quota 1000 punti nelle gare casalinghe di Serie A nei campionati a girone unico. Il 6 gennaio 2014 invece, battendo 2-0 il Sassuolo, ha tagliato il traguardo delle 500 vittorie nella massima serie. Punta l'area. Distinto il difensore Bertolazzi, ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro, splendida parata in tuffo. Occhio a Benassi, portiere che si allunga. Ecco l'intervento del portiere su un bel colpo di testa. Palla messa dentro, palla che colpisce la traversa e torna in campo. Occhio a Terò, si fa spazio, la traiettoria verso il centro. Tentativo sventato senza problemi dal portiere. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. Fiorentina che dà il via alla ripresa. Cerca il traversone. Strepitoso l'intervento del portiere. Una parata che finirà sicuramente negli highlight del match.
guadagna metri verso l'area. Occasione, arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Saponara, occhio al suo movimento. Saponara, attenzione, pericolo, può colpire da lì. Partita che sembrava destinata allo 0-0 e invece il gol è arrivato. Mi aspetto una partita diversa ora, giocata più a viso aperto, quantomeno dalla formazione in svantaggio. Si potrebbero aprire spazi invitanti per gli avversari in contropiede. Tutto molto bello, l'assist anche molto, oltre alla conclusione. Una rete di pregevole fattura, un gesto tecnico di quelli che riconciliano con il calcio. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina. C'è la standing ovation meritata. Buono il recupero, possono ricominciare. Tocco verticale interessante. Non può sbagliare da lì. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Finisce la gara, tutti negli spogliatoi. Si chiude qui dunque una partita storicamente emozionante, ricca di tensioni. Sì, Pier, un incontro molto sentito da entrambe le squadre e dalle rispettive tifoserie. La tensione in campo si percepiva chiaramente. Alla fine ha vinto chi ha dimostrato più determinazione, concentrazione e nervi saldi. Iniziavamo da un campo difficile dopo la sosta e contro una squadra che gioca veramente bene e che sapevamo per vincere bisognava fare attenzione, non concedere tanto e poi per storia è un campo sempre difficile per noi qua. È importante vincere. Ci ha messo in difficoltà soprattutto all'inizio, nel primo quarto d'ora, poi dopo abbiamo preso un po' di più le distanze, anche se soffrivamo all'inizio del gioco, dell'azione. Poi siamo cresciuti fino al gol, è comunque una squadra che gioca e ti mette in difficoltà. I giocatori sono gli stessi, qualche volta cambiamo qualche giocatore come cambiavamo all'inizio, il modulo è sempre quasi stato lo stesso, o variava da 4-3 a 4-4-2, non è mai variato, non è andato oltre una volta e mezzo 3-5-2, ma quindi no. I giocatori possono cambiare come cambiano tutte le squadre, no? Assolutamente. E poi alla fine sono i giocatori che fanno la squadra e che danno alla squadra qualcosa in più e giocatori con esperienza, con qualità che possono aiutare magari i più giovani. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità.
Grazie per averci scelto anche oggi, Pierluigi Parra e Stefano Nava. Siamo pronti, Stefano, sei carico? Carico, carichissimo, sto esplodendo, Pier. Stiamo aspettando solo il fischio d'inizio del direttore di gara. Match di oggi che ha per protagoniste Cagliari e Fiorentina. Davvero poco invidiabile il primato del Cagliari, che arriva con la peggiore difesa del campionato. Hanno evidenziato diverse lacune nel reparto arretrato, sia a livello dei singoli che di collettivo. Devono trovare le giuste contromisure se vogliono ottenere un risultato positivo oggi. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. È un 4-4-2 spregiudicato quello con cui scendono in campo oggi, con l'avanzamento dei centrocampisti a supporto delle punte. L'allenatore vuole sfruttare i loro inserimenti da dietro per far male alla difesa avversaria. Il pressing a tutto campo è diventato quasi un marchio di fabbrica per questa squadra. L'allenatore vuole inaridire le fonti di gioco avversarie. Ti convince, Stefano? Di solito il pressing impedisce all'altra squadra di giocare. Va fatto però con criterio, altrimenti rischiano soltanto di sprecare energie e di arrivare in fondo senza fiato. La Fiorentina, squadra che vuole ripetere la bella prestazione dell'ultimo match, quello vinto in casa contro il Genoa. Vengono da un successo per 1-0 e secondo me hanno qualcosa in più dei loro avversari per concedere il bis. La partita verrà diretta da Gustavo Apollonio. Comincia così la partita. Occhio alla punizione. La tocca, sarà calcio d'angolo. La Fiorentina ha conquistato questo calcio d'angolo. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Un gran bell'intervento, da applausi, una conclusione spettacolare alla quale si è opposto il portiere. Occhio al pallone filtrante. È tutto solo, palo e gol. Rivediamo il tiro che ha portato al gol, palla che ha picchiato contro il palo prima di entrare. Un colpo da biliardo da parte dell'attaccante, preciso, bravo e fortunato in questa circostanza. Delusione qui sul volto del tecnico dopo il gol subito, prova a incitare comunque i propri giocatori, non è ancora finita. Sau! Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Apre bene di testa. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano negli spogliatoi. 1-0 alla fine della prima frazione. Secondo tempo che ha avuto dunque inizio con la Fiorentina in possesso palla. Benassi. Cerca la sovrapposizione. Prova ad andare. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match a loro vantaggio. È una gara molto combattuta, impossibile davvero fare pronostici. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Cambio obbligatorio dettato dall'infortunio. Cigarini. João Pedro. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Ecco, può essere il gol del vantaggio. Palla che finisce sul palo. Squadra in parità. La Fiorentina prova ancora un assalto. Babacar.
Hanno trovato il vantaggio a poco dal termine e adesso ovviamente gli avversari dovranno immediatamente reagire. Il cronometro non è per nulla dalla loro parte, vedremo se riusciranno a farsi bastare il tempo che resta ancora da giocare. Hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra avversaria, vedremo se avranno il tempo per abbozzare una minima reazione. Il tecnico è sicuramente contento per il gol, era importante passare in vantaggio. Triplice fischio, così può bastare, dice l'arbitro. E l'arbitro mette la parola fine su questo match, ovviamente molto sentito, molto emozionante, soprattutto per i tifosi. Si è visto e si è sentito, tra queste due squadre c'era grande rivalità, entrambe hanno dato però il massimo, battendosi fino all'ultimo minuto. I vincitori stasera faranno sicuramente tardi per festeggiare come si deve. Il risultato positivo vuol dire la vittoria. Questo è chiaro che durante l'anno ci sono delle partite importanti dove facendo il risultato, facendo tre punti così, è chiaro che qualcosa ti può cambiare, soprattutto per l'autostima della squadra, e quindi è chiaro che potrebbe essere un momento molto importante. Thank you.